Allora, per fare quel semaforo come richiesto, io lo farei semplicemente con i relè e con circuiti già fatti, che costano poco, già temporizzati, Arduino, che dopo vi mostro come costa 16 euro, è già fatto tutto, senza fare esperimenti, c'è già anche il relè incorporato. Comunque, prima di tutto serve per alimentare un trasformatore da 220, 220 a 24 volt, se serve, 24 volt, in corrente continua, switching, costa poco, dipende da quanta potenza ha le lampadine da accendere. Se sono poche potenza, basta un piccolo di 3 watt, 5 watt. Questo si trova anche, questo, anche dai cinesi nei negozi, sui trasformatori. Allora, come se faccio lo schema a blocchi, semplicemente. Allora, questo è il positivo. Prima di tutto, semplicemente, io ho trovato il sistema così: ci prende un relè, costa 6-7 euro. Io faccio il disegno del relè, tipo questi. Questo è aperto già, però è quando scatta, sposta il contatto. Esistono relè, questo è a contatto, così come lo disegno io adesso. Bobina del relè, il ferrodo, e questo è il contatto. 1, 2, facciamo anche 24, dai. Il filo del positivo va direttamente qua. La massa, che sarebbe il meno, consideriamo, per non disegnare come si fa i disegni tutti. Anche questo qua, un punto a massa, che sarebbe il meno, meno. L'altro punto, in questo caso, mettiamo il pulsante che serve per fare lo start. Pulsante, facciamo il simbolo come si usa a fare. Così, proprio, ecco, qua. Cambio anche il colore della penna, facciamo il simbolo del pulsante. Questo va, che sarebbe sempre lo stesso punto qua. Allora, tiriamo la linea, ecco, tac. Come funziona? Schiacciando qui, questo viene attirato dal magnete e si sposta a questo punto qua. Ah no, prima di tutto, siccome serve avere la luce rossa accesa all'inizio, allora cosa si fa? Direttamente qua, mettiamo qua, ecco, andiamo qua, mettiamo la lampadina rossa. Ecco, allora va bene 24 volte qua. Lampadina rossa, colore rosso, simbolo della lampadina. E questo è massa. Cosa succede? Più contatto è qua, la padina rossa è accesa in questo momento. Allora, però, se io schiaccio il pulsante qua, tac, il relè mi attira il contatto e si sposta qua, la padina rossa si spegne.
Oh, allora è già esclusa la rossa, però adesso bisogna far accendere la luce verde col temporizzatore. Allora, adesso arriviamo una roba alla volta. Per fare la luce verde bisogna mettere un temporizzatore, che dopo vi mostro come facciamo finta che questo qui T regolabile come serviva da 1, 2, 4 minuti, insomma quello che serve. E qua si metterà un commutatore, perché adesso non esiste, c'è il trimmer, però si può fare facilissimo modificando, e si mette i minuti che servono, 6, 8, non mi ricordo neanche più, ecco. Temporizzatore, ecco. Quando è il momento si dà attenzione, questo è il meno sempre, si dà, lui parte, quindi il momento che questo si schiaccia, dopo vi spiego come resta sempre giù, anche se si muove il pulsante. Questo parte e lui, questo qua, che lo vendono già fatto, già dentro il relè, quindi adesso lo disegno qua, comunque però è sempre già dentro, c'è il relè uguale a questo, così, ammassa anche lui, facciamo il disegno del relè, così, anche lui c'è il contatto, come quell'altro, aperto e chiuso, questo è normalmente chiuso, questo è normalmente aperto, che basta mettere, collegare questo filo del momento del temporizzatore al contatto qui del suo relè, quindi il momento che va giù, qua c'è corrente anche qui. E qua cosa metteremo? La luce verde. Allora, c'ho anche la penna verde qua. Ecco, verde. La massa. Anche qui c'è 24 volte, 24. Se questo è giù, il temporizzatore parte e ci vuole il suo tempo che scatta. Intanto la luce verde è accesa. Nel frattempo è spenta questa perché si è staccato. Il momento questo qua arriva a 1 minuto, 2, quel che serve, tac, si sposta il contatto, attira il contatto, il magnete, il solito, e la verde si spegne, però questo contatto diventa attivo. E cosa serve? Serve accendere quell'altra luce gialla, gialla, ecco, e si accende questa qua, spenta questa, si accende questa, e resta. Il giallo deve stare acceso, adesso non mi ricordo cosa, per 30 secondi. Allora, cosa vi da fare? Nient'altro che mettere qua, collegare un altro temporizzatore, come questo. Lo disegno qua, così, ecco. Temporizzatore. Questi 30 secondi, sì. Questi già esistono in commercio, che arrivano già a questa, quindi non occorre neanche fare nessuna modifica, basta girare il trimmer. Anche questi sono già col re incorporato, quindi lo disegno qua come prima, con altri 15 euro, forse anche meno, questo qua costa,
qua c'è sempre il solito contatto. Ecco. Questo qua ha un'altra funzione però. Questo deve, e allora è il momento che è spento, passi 30 secondi, da qua si sposta a qua. E cosa fa? Ecco, resetta tutto. Che prima dicevo che vedremo cosa, come fare, lo porto qua, tutti e due i fili, sono fuori di campo, ecco, questo contatto, dove lo metto? Lo metto tra qua, dopo spiego il motivo. E questo stesso punto, ormai sono arrivato qua, lo faccio qua, ecco. Cosa è combinato? Ho messo questo contatto qua. Come funziona? Adesso vediamo. Allora, adesso facciamo finta che tutto si tacca la spina. Qua la tensione arriva e si accende la luce rossa. Qua è tutto spento perché non c'è corrente. Schiaccio il pulsante. Qua è 24 volte, allora, perché vado le lampadine 24 volte. Schiaccio il pulsante, relè, questo qua è relè 24 volte, scrivo 24 volte, esistono, CC, corrente continua. Schiaccio il pulsante, si attira questo relè qua e fa partire il ciclo, si spegne questo, però cosa succede? Che questo punto qua è un corto. Si vede? Allora, il momento che porto la corrente qua, porta la stessa 24 volt, li porta sulla bobina e quindi anche se mollo via il pulsante che si apre il contatto, lei la bobina resta sempre eccitata. Questi 24 volt si trovano in questo momento qua, alimenta la bobina, quindi resta attirato giù. Quindi la luce si spegne, comincia a partire il temporizzatore, uno, due, quei minuti che interessa, e nel frattempo si è già accesa la verde, nel momento che si spegne la rossa si accende la verde, finché non passa il tempo e scatta questo, si spegne la verde e si accende automaticamente il giallo. Tac. Subito, spento questo, giallo acceso. Resta acceso fino a che non passa i 30 secondi di questo temporizzatore che è alimentato in massa e con l'alimentazione qua. Il momento che questo viene attirato a 30 secondi, un attimo, apre questo contatto, aprendo il contatto, tutto si resetta. E in pratica, tac, qua tutto sparisce le tensioni, quindi si spegne questo, adesso però si accende questa, perché questo è normalmente chiuso, questo punto qua, NC si chiama, ecco, questo è normalmente aperto, ecco, è tutto, ricomincia da capo, questo è il circuito semplice. Adesso mostro, vediamo qua se arrivo. Che basta andare su Amazon, si trovano,
viene spedito in breve tempo, perché ce l'ha Amazon direttamente, quindi costa poco anche la spedizione, a volte è gratuita anche. Adesso vediamo se arrivo a puntare. Si sta aprendo, avevo già aperto il sito di Amazon. Vediamo un attimo. Ecco qua. Questo qua. Questo è. Questo è da 12 volt, vabbè, però alcuni sono di questo ad esempio era bello, però è facile anche trasformare a 12 volt quello che serve. Questo è bello perché si può regolare proprio col display, proprio i secondi che si vuole, c'è scritto da 1 a secondi a 99 minuti con precisione assoluta, insomma, ecco. Tipo questo, c'è già il relè per poter collegare aperto e chiuso, c'è l'alimentazione e il trimmer per regolare quello che si vuole. C'è anche lo schema qua, relè, nuovamente chiuso, comune, aperto, ecco, una roba del genere, quindi già fatto senza stare lì a tribolare a fare con le NE555, si può fare, però bisogna dopo stare lì a perdere più tempo, comunque tutto qua, ok.